Allora ci lanciamo. Allora, direi di togliere. Dico allora, grazie a tutti, buonasera. Questa sera, come Polaris, non è venerdì, è un giovedì, quindi è una data un po' diversa, ma è molto interessante. È la serata conclusiva del percorso fatto dai ragazzi del Cassini con il professor Marenco e con Polaris, che ha avuto tema l'astronomia. Hanno avuto diverse lezioni, hanno già fatto delle conferenze, hanno scritto degli articoli e questa sera abbiamo tre ragazzi, Paul Cosatto, Giulio David Costa e Jacopo Taddei, che ci relazioneranno su un argomento molto interessante, molto vasto e misterioso in qualche modo, che è la materia e l'energia oscure. Sono tre relazioni, io lascerei la parola al primo relatore, che ringrazio. E siamo tutti a sentire. Eccoci. Possiamo tenere perché intanto. Oh no, fai eco. Allora, ringrazio di questa bellissima introduzione e direi di entrare subito nel vivo dell'argomento. Materia ed energie oscure, due Americhe ancora da scoprire. Abbiamo scelto questo sottotitolo perché ci sentiamo un po' come gli esploratori del 4500, che come comunità scientifica oggi stiamo combattendo una sorta di battaglia tra ingegno ed ignoto. Siamo in una navigazione verso una meta che sappiamo che c'è qualcosa oltre le colonne d'Ercole, ma questo qualcosa è ancora oscuro, potremmo usare questo aggettivo particolarmente calzante, e merita di essere approfondito e, diciamo, in qualche modo definito. Anche se in questo caso, per materia ed energia oscure, è molto più facile definire cosa non sia la materia oscura, quello da cui partiamo. L'energia oscura sarà trattata in seguito. È più facile definire cosa non sia la materia oscura rispetto a che cosa sia. Perché questo è un po' uno di quegli argomenti in cui le domande più semplici in realtà sono quelle, la cui risposta è più complessa. Sappiamo per esempio dire che è 5-6 volte più abbondante della materia ordinaria, che non è proprio una conclusione basilare, ma ad una domanda che ci potrebbe fare un bambino di 5 anni, ovvero che cos'è la materia oscura, abbiamo ancora qualche incertezza nella risposta. Tuttavia abbiamo una sorta di definizione che ci dà il là per partire in questo viaggio, ovvero la materia oscura può essere classificata come un'ipotetica componente di materia che non emette radiazioni elettromagnetiche, primo punto importante, e che è rilevabile solo attraverso i suoi effetti gravitazionali. Il primo punto importante è appunto che non emette radiazioni elettromagnetiche e questo rappresenta anche la principale difficoltà nel codificare la natura della materia oscura, perché banalmente non possiamo vederla. Ricordiamo che le più grandi intuizioni astronomiche sono nate proprio dall'osservazione dei fenomeni e trovarci di fronte a qualche cosa che non è osservabile è sicuramente un punto a nostro svantaggio. Però, c'è un però, infatti possiamo definirla rivelabile. Sì, rilevabile. Infatti, se non fosse rilevabile, probabilmente non ci saremmo mai accorti della sua esistenza, dato che è invisibile, solo attraverso i suoi effetti gravitazionali. Cioè, la materia oscura ha degli effetti. In particolare, vedremo nel dettaglio nelle slide successive che abbiamo notato questi effetti in stelle situate alla periferia delle galassie, che hanno un comportamento, diciamo, anomalo, ma lo chiariremo più tardi. Elenchiamo adesso quattro caratteristiche, a cui una ho già accennato in precedenza, della materia oscura, per comprendere un po' meglio quello che di poco sappiamo sul suo conto. Innanzitutto possiamo dire che è presente in tutto l'universo in maniera disomogenea, cioè è presente ovunque, però non con la stessa densità, come invece avverrà per la energia oscura. È concentrata principalmente nelle galassie. Infatti, alcune galassie sono addirittura formate dal 99% di materia oscura, mentre è meno presente nel cosiddetto spazio intergalattico. Inoltre è 5-6 volte più abbondante della materia ordinaria, questo è interessante, lo proveremo in seguito sfruttando un fenomeno legato alla materia oscura, che è quello di lente gravitazionale. Inoltre possiamo dire che non interagisce con la materia ordinaria, cioè le sue interazioni con la materia che definiamo ordinaria, cioè quella formata da protoni, elettroni e neutroni, per intenderci,
che definiamo ordinaria proprio per distinguerla da materie non barioniche, come per esempio la materia oscura, le sue interazioni con la materia ordinaria sono per l'appunto molto poche. E questo rende difficile la sua codifica, non interagisce con noi, e quindi va da sé che sia qualcosa di estraneo. Se fosse qualcosa che già conosciamo, quindi arriviamo all'ultimo punto, probabilmente sarebbe già stata identificata. In passato sono state avanzate alcune ipotesi, come per esempio pianeti molto massicci, che per qualche strana ragione non ben determinata non sarebbero attratti da stelle, come vedremo, ma sarebbero liberi nell'universo di passeggiare per gli spazi intergalattici e causare questi scompensi, che poi vedremo essere scompensi di massa. Ma abbiamo ragione di credere che se fosse materia ordinaria avremmo già gli strumenti per codificarla e quindi l'avremmo già identificata con chiarezza. Ora, diciamo che possiamo far partire il viaggio alla scoperta della materia oscura da veramente molto lontano, in quanto possiamo addirittura risalire ad Isaac Newton, uno dei più importanti fisici della storia, uno degli uomini più curiosi, come dice il titolo di questa slide, che si è posto due domande molto semplici, ma come spesso accade le domande semplici sono quelle che nascondono le risposte sempre un po' più ostiche, più difficili da raggiungere. E queste due domande sono per l'appunto: qual è la massa della Terra e a che velocità la Luna ruota intorno alla Terra? Concentriamoci sulla prima domanda. Questa sicuramente è una domanda che non è stato Newton ovviamente il primo a porsela, ma ha accompagnato l'umanità per secoli. Se le dimensioni della Terra erano già note ai greci, come Eratostene, che aveva stimato la circonferenza terrestre, la massa è una questione più sottile. Non si può porre la Terra su una bilancia e vedere quanto pesa. Abbiamo in figura un modo. Mi sentite? Sei un po' a scatti, però dice che ho la connessione instabile. Ok, speriamo che internet ci assista. E quindi stavo dicendo che per determinare la massa della Terra si possono usare due equazioni che ha scoperto lo stesso Newton. Il primo è il secondo principio della dinamica, F uguale ma, e il secondo invece è la legge di gravitazione universale, F uguale G grande, che è la costante universale, per M piccolo per M grande, fratto il raggio al quadrato. Ora, nello schemino vediamo la M grande, che è la Terra, e poi abbiamo scelto un M piccolo, che molto modestamente abbiamo chiamato Cassini, che è attratto ovviamente dal centro della Terra. E questa cosa è... Ok, Tad, adesso ti si sente un po' male, cioè non abbiamo capito. Abbiamo sentito fino a Cassini. Avete la connessione wifi? Mi dispiace, purtroppo non dipendono da me questi problemi. Magari se ti sposti col computer non ci saranno meno interferenze. È completamente andato. Penso sia uscito e stia provando a uscire. Sì, sì. Tanto salutiamo anche Giulio. Ciao Giulio. Ok, sono già in condivisione, devo ricondividere? Mi sa che devi ricondividere. Devi ricondividere. Casomai, aspetta, fai condividere a David, perché così ti... Cioè, nel senso che magari tu hai problemi di connessione. Alleggeriamo la connessione, va bene. Paolo, conviene che condividete, ti ricordo il mio computer, come ho visto. Guarda che anche il mio è un bel tostapane. Allora, va bene. Condividi schermo.
Ora. Eri arrivato qui, giusto? Sì, ero arrivato alla slide, quella con sì. Le forme. Tanto adesso diciamo. Devo mettere la presentazione, quindi ricomincerò da qua. No, ok. Va bene, allora, sperando che la tecnologia ci assista, abbiamo chiamato questa massa M così scherzosamente Cassini. Questa massa è soggetta ad una forza che punta verso il centro della Terra e che è uguale sia a massa per accelerazione, sia a G per M piccolo per M grande fratto R quadro. E uguagliando queste due espressioni otteniamo un valore per l'accelerazione, ovvero G per M fratto R quadro. Ma l'accelerazione è uguale a G, perché è l'accelerazione di un corpo sulla Terra. E quindi abbiamo isolato il prodotto G per M. Newton non conosceva il valore della costante universale, sarà diciamo calcolata solamente 100 anni dopo la sua morte. Ma tuttavia era riuscito a calcolare il prodotto GM, un notevole passo avanti che vedremo servirà per calcolare la velocità della Luna. Infatti, andando avanti nel ragionamento, Newton ripropone la stessa equazione per l'accelerazione per la Luna in orbita intorno alla Terra. Infatti si chiede, e se fosse la gravità, cioè se il moto di, diremmo oggi noi, rototraslazione, della Luna intorno alla Terra fosse dovuto esclusivamente alla forza di gravità, cioè perché la Luna è in sistema, l'accelerazione con G, che diciamo è quella trovata precedentemente, con l'accelerazione di un moto circolare uniforme, che è V quadro su R. Facendo dei semplici passaggi di algebra, arriviamo a calcolare la velocità del corpo in orbita, che è uguale alla radio di osservazioni. Di nuovo connessione instabile. E questo è confermato dalle osservazioni. Ma questo è un risultato molto importante, perché siamo capaci di legare la velocità di un oggetto in orbita alla massa dell'oggetto attorno al quale sta orbitando. E questo ci sarà estremamente utile nella slide successiva, che adesso chiedo di cambiare perché non posso più fare io. Mi si sente? Sono... Sì, sì, per ora stai andando bene. No, ok, ok. Allora, ho riportato la formula poco fa dimostrata e vediamo come alla periferia delle galassie i conti effettivamente non tornino. Perché pensiamoci bene, la massa di una galassia, o comunque nelle zone prossime al nucleo galattico attivo, tra l'altro recentemente è stato fotografato il buco nero nella Via Lattea proprio nel nucleo galattico attivo, e questo ci fa ben sperare riguardo alcune nostre teorie riguardo alla presenza di un buco nero in quasi ogni galassia. E quindi sappiamo che la massa è principalmente concentrata lì. E se i primi anni luce fanno una differenza sostanziale, cioè vi è una notevole differenza di massa tra una stella posta a una distanza x di anni luce e una distanza y di anni luce, se queste distanze sono piccole, man mano più grandi, e man mano che diventano più grandi, paradossalmente c'è sempre meno materia che si acquista in più. E quindi la massa a cui sono attratte, da cui sono attratte un'ipotetica stella Y, situata molto lontano dalla galassia, e un'ipotetica stella Z, situata ancora più lontano, sono praticamente le stesse, le due masse. Mentre il raggio, cioè la distanza dal nucleo, in un caso, ovvero quello nella stella Z, che è ancora più lontano, è molto maggiore. E quindi vediamo che aumentando il denominatore di questa frazione dovremmo ottenere qualcosa di più piccolo. Cioè la stella Z, quella ancora più lontana, dovrebbe avere una velocità molto più bassa rispetto alla velocità avuta dalla stella Y. In pratica noi ci aspettiamo una situazione come quella del grafico nella slide seguente.
cioè un valore teorico che vertiginosamente a un certo punto, quando R aumenta, precipita verso il basso, mentre il valore osservato è quasi stabile, cioè quasi costante, sostanzialmente non si assiste ad alcuna variazione di velocità, o comunque le variazioni di velocità sono trascurabili, se consideriamo quelle enormi variazioni che in realtà noi ci aspettavamo dalle nostre previsioni. Questo è stato notato negli anni 70 da Vera Rubin e Kent Ford, e ha portato la comunità scientifica a una considerazione di importanza colossale, ovvero esiste una massa che noi non vediamo, che contribuisce nell'equazione precedente ad aumentare il numeratore di quella frazione, cioè ad un aumento del denominatore corrisponderebbe un aumento del numeratore, e quindi la frazione si stabilizzerebbe, il comportamento sarebbe giustificato. Ma questo porta con sé ovviamente un'enorme innovazione, l'innovazione della materia oscura. Infatti si inizia a parlare di materia oscura, diciamo tutta la comunità scientifica, ci sono stati dei precursori ovviamente, però la comunità scientifica prende sul serio questa ipotesi a partire dagli anni 70, ovviamente del Novecento. Proseguendo con la slide successiva, possiamo sicuramente dire una cosa, ovvero siamo sicuri che le formule di Newton siano giuste? Cioè, noi abbiamo calcolato la velocità di un corpo in orbita ad un altro in funzione della sua massa, come abbiamo per l'appunto detto prima con quella formula, con la radice quadrata, ma siamo sicuri che quella formula sia giusta? E questo ce l'ha detto Albert Einstein. Albert Einstein ha in parte corretto la formula di Newton, ma le sue correzioni sono visibili solamente su masse piccole. Su larga scala Einstein e Newton sono d'accordo, possiamo dire così. E quindi sono da smentirsi tutte quelle teorie che in passato erano molto più riconosciute, oggi molto meno, così definite MOND. Teorie che credono che su larga scala la costante G si modifichi, cioè man mano che aumenta la distanza dal nucleo galattico, la costante universale non è una costante ma aumenti, e quindi l'aumento nel numeratore sia giustificato da questo e non da un aumento della massa. Questa è sicuramente un'ipotesi che è più propensa alla conservazione che non all'innovazione. E invece, per l'appunto, oggi si è quasi certi che Newton e Einstein avessero ragione, che queste equazioni effettivamente funzionino e diano una stima reale di quello che succede alla periferia delle galassie. Ma adesso abbandoniamo un attimo questo discorso e introduciamo alcuni concetti che ha introdotto Einstein nella teoria della relatività generale, pubblicata nel 1916. E che ci saranno di grande aiuto soprattutto nella parte che esiste una quarta dimensione, ed è il tempo, che è intrinsecamente legato allo spazio. Cioè spazio e tempo sono intrecciati, sono inseparabili e sono un'entità quadridimensionale. Tuttavia, per immaginarcelo e averne una stima tangibile, possiamo usare la riproposizione in figura, ovvero sostanzialmente quella di una superficie bidimensionale che però in presenza di una massa, e qui arriviamo al secondo punto, si può curvare. E quindi l'orbitazione di alcuni pianeti intorno alle stelle, forza che Newton per l'appunto nei Principia aveva detto, sulla quale si era espresso, aveva detto ipotesis non fingo, non fingo di avere ipotesi, non so effettivamente la cosa si è generata, Einstein la fa ricapitolare, ma poi le equazioni di Einstein non sono proprio la cosa più semplice che si fa la mattina appena alzati, sono da ricondurre a una curvatura dello spazio-tempo, cioè lo spazio-tempo si incurva e questo causa l'orbitazione degli oggetti.
Ma non solo, cioè non è l'unico fenomeno che è causato dalla curvatura dello spazio-tempo. Infatti vi è un altro fenomeno importantissimo, che è quello della slide successiva, ovvero le lenti gravitazionali. Le lenti gravitazionali sono sostanzialmente delle masse, in questa immagine abbiamo preso il Sole a titolo di esempio, che curvano lo spazio-tempo e non solo causano l'orbitazione dei corpi celesti, ma causano anche la deviazione dei raggi luminosi. In questo caso ci conviene tenere a mente la teoria corpuscolare della luce. Sappiamo che la luce può avere due nature, o una natura corpuscolare o una natura ondulatoria. In questo caso ci conviene pensarla come un insieme di piccolissime particelle e che viaggiano per l'appunto a velocità relativistiche, ovvero la velocità della luce. Questi fotoni vengono deviati dalla massa e quindi noi percepiamo che arrivino da una certa direzione, per l'appunto quella dove c'è scritto observe, ma in realtà loro arrivano da un'altra direzione, non da quella che noi osserviamo. E questo è un fatto sconcertante, cioè quello che noi osserviamo nell'universo non corrisponde a realtà, cioè noi non osserviamo un oggetto nella posizione in cui è, ma nella posizione in cui ci appare, che con il fenomeno di lente gravitazionale è chiaro essere ben diversa da quella in cui in realtà è. Ma a che cosa serve questo fenomeno di lente gravitazionale? Serve sempre per tornare alla domanda di Newton, ovvero come si calcola la massa, ora non parliamo più della Terra, ma di ammassi celesti, per esempio. Andiamo alla slide successiva e a calcolare la massa di un ammasso celeste. Ecco, proviamo a pensare all'equazione di prima, ovvero quella della velocità, magari posso riscrivere la velocità, ah no, non posso riscriverla perché non ho più io il controllo della presentazione. Comunque, la velocità che è uguale alla radice quadrata di g pente ruota intorno al centro galattico e calcolarci la massa che la fa ruotare. Ma questo metodo sarebbe da è un'impresa a dir poco audace e anche se per assurdo riuscissimo a seguirla, i tempi in cui essa ruota non sono esattamente tempi consoni alla vita di un uomo. E quindi dobbiamo ingegnarci in un altro modo. E proprio grazie all'equazione di Einstein abbiamo effettivamente un'alternativa. Ora, prima di andare a parlare di questa alternativa, invito a concentrarsi sull'immagine, che in questo caso è molto importante. Vediamo l'immagine che, trascurando ovviamente il contesto esterno, abbiamo al centro una sorgente di luce, che in questo caso è una galassia. Potrebbe essere un corpo celeste con una massa molto molto considerevole. E intorno abbiamo una sorta di cerchio, che ricorda un po', come se fosse, non so, una galassia un po' spiaccicata intorno. Ecco, questa effettivamente è una galassia, come quella al centro. Ma perché questa ci appare così e l'altra ci appare circolare? Beh, perché questi due oggetti in realtà sono sovrapposti. Cioè, questo oggetto è più vicino a noi, mentre quello esterno è più lontano. E l'oggetto più vicino funge da lente gravitazionale, proprio come prima, devia i raggi luminosi che ci giungono. I raggi luminosi che ci giungono dalla galassia, quella che noi vediamo come un cerchio, quando arrivano alla galassia luminosa, alla galassia gialla, che vediamo gialla chiaramente, si diramano e formano questo effetto ottico molto bello che per l'appunto è l'effetto di lente gravitazionale. Ma
qual è il bello di tutto questo? È che con l'equazione di Einstein, a cui poi accenderemo la parte di energia oscura, è possibile la curvatura, cioè la massa della galassia gialla. Non ci sarà solo la galassia gialla, ma ci sarà anche della materia oscura, chiaramente. E quindi noi siamo finalmente in grado di calcolare la massa complessiva di materia ordinaria e di materia non ordinaria, di materia oscura, che causano il fenomeno di lente gravitazionale. Ma allora, possiamo fare una semplice sottrazione. Con il metodo vecchio, tra virgolette, possiamo calcolarci la massa della materia visibile, mentre con il metodo nuovo possiamo calcolarci la massa della materia visibile più massa di materia oscura. E con questa sottrazione ci siamo accorti che in media la materia oscura è 5-6 volte più abbondante della materia cosiddetta ordinaria. Ecco, un fatto abbastanza importante che ho tralasciato tra le varie cose che ho detto è che la materia ordinaria è una minima parte della materia presente nell'universo, è un modestissimo 5%, al fronte per l'appunto di un 27% formato dalla materia oscura, che per l'appunto abbiamo visto essere 5-6 volte più abbondante della materia ordinaria e della restante parte del corpo, che è un 68% parte di presentazione, e ho dato proprio la parte che ci illuminato a dai fenomeni di lente gravitazionale. Quindi cederei tranquillamente a lui la parola. Ok. Mi si dovrebbe vedere, se qualcuno mi dà conferma un attimo. Sì, ti vediamo. Perfettamente. Sì, ti vediamo bene. Allora io andrei avanti. Avanti con la slide. Ok, appunto. La mia slide l'ho intitolata La ricerca della materia oscura, perché quello di cui mi occupo io, dopo la importante introduzione del mio compagno, è appunto cercare di dare un orientamento e spiegare cosa potrebbe essere la materia oscura, però il nome è ancora materia oscura proprio perché non ne abbiamo ancora idea, è tutto ancora in via di definizione. E quindi inizierei... Inizierei ricordando tre importanti conclusioni. Una che dobbiamo più o meno assumere, perché per dimostrarla saremo andati abbastanza lunghi, quindi per alleggerire la prendiamo per vera, che è il fatto che siamo riusciti a calcolare che nell'universo abbiamo la materia osservabile. Quella che conosciamo, quella regolare che risponde al modello standard, è probabilmente il 5% della densità, sulla densità critica totale dell'universo, mentre la materia oscura occupa probabilmente il 27%. E la restante percentuale poi è probabilmente energia oscura, e di quella ce ne parlerà David nell'ultima parte della presentazione. Questo dato che abbiamo, che appunto è stato calcolato, ci serve perché permette di escludere molti potenziali candidati a essere la materia oscura, basandoci appunto sulla massa della singola particella. E poi il secondo punto, la seconda conclusione, è in realtà un'ipotesi però molto accreditata, che è il fatto che la materia oscura debba essere fredda, nel senso che e alla formazione dell'universo, guardando indietro nel tempo, non deve essere andata a velocità troppo alte, relativistiche, perché altrimenti si tratterebbe di materia oscura calda e non avrebbe potuto raggrupparsi in maniera così efficiente come abbiamo misurato che abbia fatto. E questa cosa anche permette di escludere un sacco di potenziali candidati, e anzi ci permette di concentrarci su alcune particelle in particolare, che vedremo dopo. E infine la terza conclusione è che la materia oscura è estremamente stabile, considerando che appunto la percentuale
è rimasta la stessa per tutta la vita dell'universo. E quindi questo ci permette di escludere alcune particelle. Infatti, se andiamo a vedere al modello standard, che è il primo punto in cui ci verrebbe da guardare se dovessimo cercare appunto nuova materia, proprio perché il modello standard per ora si è dimostrato efficace nel descrivere la materia osservabile, però appunto non siamo riusciti a trovare in esso possibili particelle che potrebbero essere la materia oscura. Infatti la materia oscura sicuramente non è fatta da atomi come la materia osservabile, perché sennò sicuramente saremmo riusciti a misurarla, e questo ovviamente ci permette di escludere alcuni i quark che vanno a formare protoni e neutroni, che sono appunto al nucleo degli atomi, e anche l'elettrone, perché appunto sappiamo essere parte dell'atomo. E poi abbiamo detto prima che la materia oscura la consideriamo, siamo fortemente convinti che sia fredda, e quindi questo ci permette di escludere alcuni leptoni che non la farebbero corrispondere a questa caratteristica, e anche il fotone, e infine tutte le restanti parti le escludiamo perché, come abbiamo detto, la materia oscura è stabile, e tutte queste particelle invece hanno vita brevissima, e infatti sono state difficili da misurare, però appunto non sono considerabili per quanto riguarda la materia oscura. E quindi in questo caso lo escludiamo. Questa cosa era già stata fatta, adesso un attimo che devo deselezionare la penna. Ok, e quindi appunto se il modello standard non si rivela soddisfacente per descrivere la materia oscura, è molto probabile che sia incompleto. Infatti è un pensiero comune nella comunità scientifica che il modello standard non sia definitivo e non sia una risposta concreta per descrivere tutto l'universo. E proprio in questa direzione si muovono le teorie che ipotizzano nuovi tipi di particelle. La teoria più importante, che è quella che sta alla base, che è quella più accreditata per la materia oscura, sono appunto le WIMP, le cosiddette Weakly Interactive Massive Particles, che sono appunto particelle debolmente interagenti, pesanti, che quindi appunto, visto che abbiamo misurato che la materia oscura interagisce soltanto per mezzo della gravità e non reagisce alla forza elettromagnetica, questa sorta di categoria ci permette di ristringere il campo in cui cercare. Infatti si tratta di una categoria, non è una particella in particolare, la WIMP include più possibilità. In questo caso vedremo delle ipotesi più accreditata, la particella più accreditata, che appunto è il neutralino. Infatti, basandosi sulla teoria della supersimmetria, secondo cui il modello standard è incompleto, perché deve essere supersimmetrico, e quindi a ogni fermione deve corrispondere un bosone di uguale massa, possiamo appunto ipotizzare nuove particelle, tra cui appunto il neutralino, che senza che cercassimo queste caratteristiche corrisponde molto bene alle caratteristiche di una WIMP, e tra l'altro ha una massa adeguata, facendo riferimento alla conclusione che ho citato prima, ha una massa adeguata per quanto riguarda il 27% di densità che la materia oscura dovrebbe occupare, e quindi appunto prendendo in considerazione la teoria della supersimmetria, che è anche molto elegante, come dire, il neutralino sembra essere uno dei migliori candidati, assieme
No, aspetti, prima di parlare dell'altro migliore candidato, le WIMP invece ci fanno pensare anche a possibili a un altro motivo per cui queste particelle potrebbero essere debolmente interagenti. Infatti potrebbe darsi che, come anche altre teorie ipotizzano, per esempio la teoria delle stringhe, le dimensioni da noi osservate non siano tutte le dimensioni. Infatti, secondo alcune teorie sulle dimensioni spaziali extrasensoriali, ci sono altre dimensioni spaziali, oltre alle tre canoniche a cui siamo abituati, che però noi non siamo ancora in grado di misurare e di vedere. Più o meno andrebbe immaginato un po' come un cavo, che è bucato all'interno, ma è così stretto che noi lo vediamo come una linea, però di fatto in realtà è un cavo e all'interno è differente da come lo vediamo. Queste particelle che dimostrano di avere le caratteristiche di delle WIMP, in realtà si muovono su dimensioni che noi non vediamo e quindi magari conservano una grande energia, ma non interagiscono non interagiscono elettromagneticamente, ma soltanto gravitazionalmente. L'altro candidato assieme al neutralino, di cui è molto più complesso parlare, in cui infatti faccio soltanto riferimento, è l'assione, ipotizzato già negli anni Ottanta, che è un'ipotesi che si è poi trovata conforme con tutte le varie scoperte che si sono susseguite. La spiegazione di come è stato teorizzato e di come è fatto è molto più complicata, però sostanzialmente non è una WIMP, ma è una particella stabile e molto piccola e leggera, che però non è misurabile nello stesso modo in cui sono misurabili le WIMP, quindi anche essa presenta delle problematiche nell'essere dimostrata. Mentre appunto mi sono dedicato anche alla parte sperimentale relativa alla materia oscura, è principalmente concentrata sul rilevare particelle che corrispondono alle caratteristiche delle WIMP. Il titolo di questa slide è "Per ora è oscura", proprio perché non abbiamo ancora idea di che cosa potrebbe essere la materia oscura. Ci sono diverse ipotesi, ovviamente molte di queste stanno venendo testate. La sperimentazione è vastissima, perché ovviamente è un campo che una volta è una parte della fisica che una volta risolta permetterebbe di ottenere tantissime informazioni sulla natura del nostro universo, di cui appunto noi vediamo soltanto il 5%. E quindi appunto la sperimentazione in questo campo è vastissimo. Vengono applicate principalmente tre strategie per provare a misurare la materia oscura, che sono il rilevamento diretto, quello indiretto e il tentativo di produrre la materia oscura. Adesso li vediamo un attimo più nel dettaglio. Il rilevamento diretto è basato sulla ricerca un'interazione tra un materiale a nostra scelta, che nella slide successiva, per esempio, vediamo essere il gas xenon. Questo grande contenitore si trova nei laboratori del Gran Sasso, sono, se non sbaglio, diverse tonnellate di gas xenon che dovrebbe appunto interagire con la materia oscura. Il tipo di interazione che si aspetta è una sorta di scintillio o un aumento della temperatura, ma è un tipo di esperimento complicatissimo da eseguire, proprio perché se assumiamo che quello che stiamo cercando sia materia oscura con le proprietà delle WIMP, il rischio è che, visto che le WIMP sono particelle difficilissime da rilevare, debolmente interagenti, e probabilmente ne siamo attraversati in qualunque momento da qualunque direzione, è rischioso che il materiale, l'elemento preso in considerazione, reagisca e abbia delle interazioni anche con delle radiazioni, per esempio, o qualunque cosa sia esterna e non sia quello che stiamo cercando. Infatti, per esempio, in Spagna, se non sbaglio, un esperimento era stato tenuto rinchiudendo
il materiale in una struttura completamente isolata, che deve aver del tutto perso la sua radioattività, e gli scienziati trovarono un materiale che faceva al caso loro nel piombo fuso all'epoca dei Romani, quindi vecchio di più di 2000 anni, che appunto aveva perso tutta la sua radioattività. E appunto questo era il rilevamento diretto. Per ora non ci sono stati sviluppi in questo senso, però i risultati ottenuti, perché comunque ci sono stati, hanno permesso di restringere il campo e di perfezionare, rendere più preciso l'identikit di questa materia, che tuttora rimane oscura appunto. Il rilevamento indiretto è ancora più complicato del rilevamento diretto, perché si basa sul cercare di rilevare particelle a noi note originate dallo scontro di una particella di materia oscura e la sua antiparticella lontano nell'universo. E questo scontro dovrebbe appunto generare una particella a noi nota che poi, viaggiando molto velocemente nella nostra direzione, noi potremmo misurare, e da essa potremmo risalire a queste due particelle originali. Soltanto che questo presenta diversi problemi, perché nel caso in cui misurassimo particelle con carica elettrica, allora il viaggio del loro percorso potrebbe essere stato completamente deviato da nubi elettromagnetiche presenti nella nostra galassia. E il punto da cui è più probabile che si originino queste particelle, questi scontri di materia oscura, questi impatti, sono in direzione di Sagittarius A, il buco nero al centro della nostra galassia. E comunque, anche nel caso invece di particelle prive di carica, i dati, qualora si presentassero, sono caratterizzati da misurazioni veramente difficili da interpretare, dati abbastanza vaghi. Quindi questo metodo è tuttora in corso, per esempio nel satellite che vedete qui nell'immagine, però i dati raccolti, che sono presenti, sono effettivi, sono veramente di difficile interpretazione, quindi è un metodo molto complicato. E infine l'ultimo metodo è il tentativo di produrre materia oscura tramite la collisione di particelle a noi note, invece, quindi praticamente una sorta di processo inverso rispetto al metodo indiretto. E ovviamente ho parlato di collisione, quindi è facile immaginare che questo esperimento venga svolto al Large Hadron Collider del CERN, dove appunto ci sono i mezzi per condurre questi esperimenti, e anche questo tipo di sperimentazione dà un sacco di risultati che magari non ci fanno individuare esattamente quale particella è la materia oscura, appunto perché non lo ricaviamo da un'origine, ma da qualcosa di artificiale creato da noi, però ci permetterebbe, qualora andasse a buon fine, di creare uno di questi potenziali candidati, come per esempio il neutralino, che ricordo essere stato soltanto ipotizzato. E qualora infatti riuscissimo con un impatto, con una collisione, a generarlo, poi potremo ottenere misurazioni molto più precise che ci permetterebbero di riconsiderare la sua posizione da questo punto di vista. E appunto, quella di cui stiamo parlando è il 27% della densità critica dell'universo, che riteniamo essere la causa di quello che succede ai confini delle galassie, ma resta ancora una grande incognita, ovvero il restante 68% della densità critica dell'universo, che è la materia oscura, di cui si occupa il mio compagno David, cui passerei la parola. Allora, sì, l'energia oscura, che cos'è? Non lo sappiamo. A che cosa serve? Questo lo ipotizziamo. È importante? Beh, molto importante. Compone il 70% dell'universo. L'energia oscura ha un alone quasi fantascientifico, è molto suggestiva. Tra l'altro anche i metodi, diciamo le spiegazioni che vengono date spesso e volentieri sono molto suggestive. E questa energia, che in realtà non sappiamo cosa sia, è stata per la prima volta scoperta, tra virgolette, perché non è stata scoperta, è stata ipotizzata quando nel 1998 un gruppo di scienziati statunitensi sostanzialmente cercò di misurare una candela standard. Intanto chiedo se si possa cambiare slide. E una candela standard, che cos'è?
Sostanzialmente una candela standard è un oggetto nel nostro universo che produce una luminosità, cioè diciamo ha una luminosità assoluta costante. Quindi un qualcosa che chiaramente è molto utile per le misurazioni. In particolare questo esperimento si riferisce alle supernove di tipo 1A. Queste supernove hanno, diciamo, si vengono a creare in un modo molto particolare. Allora, subito si ha un sistema di due stelle. La prima diventa una gigante rossa che poi collassa e diventa una nana bianca. Nel frattempo anche la seconda diventa una gigante rossa, sempre per scambio di gas. E tutto quello che si trova intorno a questa seconda gigante rossa inizia a orbitare in questo sistema fino a che non accende un qualcosa nella nana bianca che esplode, se vogliamo dire. Appunto si trasforma in una supernova e in questo modo spazza via anche la stella del suo sistema. Questo appunto è importante perché una candela standard è un qualcosa che ha un valore ben preciso che conosciamo e che quindi è molto utile per le misurazioni. Nel 1998, appunto, questi tre scienziati, Ries, Permuter e Schmidt, la utilizzarono più di una, in realtà più di una supernova di tipo 1A, misurando il redshift, cioè misurando la frequenza della luce che appunto arrivava. Sapendo già il valore assoluto, diciamo la luminosità assoluta, chiaramente in base agli studi di quella relativa riuscirono a ottenere dei dati molto importanti, cioè riuscirono a capire che in realtà l'universo sta accelerando. Qualcosa di rivoluzionario, spesso e volentieri gli articoli che parlano di questo esperimento dicono come all'epoca nessuno si aspettasse questo. Infatti, se ci si pensa, negli anni 30 si scoprì per la prima volta che le galassie appunto si stavano allontanando tra di loro e prima di allora si pensava che l'universo fosse statico e appunto nel 98 invece si scopre che addirittura accelerano. Questo che implicazioni ha? Implicazioni molto grandi. Noi pensavamo, prima di questo esperimento, che piano piano l'universo sarebbe andato incontro a una decelerazione che avrebbe portato poi al cosiddetto Big Crunch, cioè un collasso alla fine dell'universo in cui tutto sarebbe ricaduto in se stesso. E questo però non ha, cioè, secondo appunto le misurazioni attuali, non dovrebbe avvenire, perché probabilmente c'è qualcosa che accelera, perché normalmente, se no, l'unica forza a interagire a questi appunto a questi livelli sarebbe quella di gravità, che cosa fa? Semplicemente attira i corpi tra di loro. E non dovremmo avere altre forze, perché appunto dal Big Bang in poi, quando io lancio una matita, poi prima o poi anche con una forza che agisce decelerando si fermerà. E questo chiaramente ha creato dei problemi nel mondo della fisica, perché non si sapeva cosa fosse a creare questa accelerazione. Questa accelerazione, la prima ipotesi è che sia causata dall'energia oscura. Cos'è l'energia oscura? Beh, una delle prime due interpretazioni, intanto io chiedo di cambiare slide, potrebbe essere una costante cosmologica. Che cos'è una costante cosmologica? Anzi, questa costante cosmologica. Perché, diciamo, la nostra lambda ha una storia un po', come dire, travagliata. Infatti, inizialmente fu utilizzata da Einstein nel 1916 a seguito delle equazioni del campo che lo portarono a capire che l'universo, senza l'introduzione di questa costante, sarebbe andato incontro a una decelerazione o a un'accelerazione. Einstein all'epoca non credeva in questo, credeva nella staticità dell'universo. Per questo introduce questo lambda
che sostanzialmente serviva a spiegare come l'universo non si sarebbe mosso. Bisogna pensare anche che all'epoca si pensava che l'universo fosse costituito dalla Via Lattea, quindi comunque è anche comprensibile. Ma purtroppo, nel 33, Hubble scoprì che in realtà l'universo si sta espandendo e quindi questo portò Einstein a pensare di aver commesso l'errore più grande della sua vita, diciamo cantando sconfitta in anticipo. In realtà non è così, tutti vorremmo considerare il proprio errore, l'errore più grande della nostra vita, in realtà poi diventerà la base per una nuova teoria, e non è che capita tutti i giorni. E sostanzialmente, infatti, scoprendo l'accelerazione dell'universo, questa costante lambda verrà reintrodotta, questa volta per dimostrare, cioè per diciamo far quadrare la nostra equazione in modo che effettivamente ci sia questa accelerazione. Quindi Einstein, anche nel suo errore, in realtà ha portato un grosso contributo alla fisica. Ebbene, questa lambda è appunto parte del modello standard, in particolare del modello lambda CDM, e è spesso e volentieri assimilata all'energia del vuoto, ovvero, intanto chiedo di cambiare slide, l'energia del vuoto dovrebbe essere quel qualcosa, diciamo, se qualcuno, cioè, anzi, molti conosceranno la meccanica quantistica e si sa che il vuoto non è realmente vuoto, ma è dato dal continuo annichilirsi tra particella e antiparticella, un continuo ribollire, come si vede qua nell'animazione. E appunto si potrebbe pensare in una spiegazione in questa energia del vuoto, mi sembra chiaro, cioè è la prima cosa, la cosa naturale che viene da pensare. Ma non è così. Facendo delle misurazioni con le nostre competenze attuali, si viene a scoprire che la densità di energia del vuoto è 10 alla 105 joule su centimetro cubo, che è un valore piuttosto grande, soprattutto se poi, come poi vedremo, cioè se lo paragoniamo all'effettivo valore che dovrebbe assumere la densità dell'energia oscura. Ebbene, quindi, intanto passando alla prossima slide, sostanzialmente ricapitoliamo che cosa dovrebbe essere, secondo questo primo modello, l'energia oscura. Dovrebbe essere un'energia che si comporta come un fluido omogeneo, che ha densità costante, infatti appunto è espressa dalla costante lambda, e quindi non cambia nel tempo e non dipende neanche dalla massa dell'universo, quindi andando avanti, cioè allontanando le galassie, sostanzialmente allo stesso tempo aumenta la quantità di energia oscura, perché lo spazio, la densità nello spazio rimane la stessa. E quindi, oltre a questo, bisogna dire che la densità, quale è? È 10 alla meno 15 joule su centimetro cubo. Cioè, abbiamo 100 ordini di grandezza in meno, quindi qualcosa che, chiaro, non esiste un errore minimo. Qui è un errore veramente ampio, cioè non possono essere confuse le due cose. Inoltre, appunto, non l'ho ancora detto, però l'energia oscura serve proprio a dimostrare l'allontanamento tra delle galassie, quindi a pressione negativa, cioè sostanzialmente dovrebbe fare il contrario di quello che fa la gravità. E come vedremo, infatti, è proprio questo che porta alla seconda idea, cioè che cosa potrebbe essere l'energia oscura se non la consideriamo una costante. Andando avanti nella slide, infatti, possiamo parlare di un qualcosa di molto suggestivo, la quinta essenza. La quinta essenza, un qualcosa di dantesco, l'empireo era fatto della quinta essenza, l'etere. E questa quinta essenza cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere la quinta forza fondamentale dell'universo, oltre all'interazione debole, forte, elettromagnetica e la gravità. Quindi questa quinta forza fondamentale sostanzialmente non dovrebbe soltanto avere il compito di allontanare degli oggetti, cioè appunto repulsione,
ma potrebbe anche, diciamo, fare la stessa cosa della gravità, cioè attrarre. E questo dipende da un rapporto, dipende dal rapporto tra l'energia cinetica e quella potenziale dell'universo. Questo rapporto, tra l'altro questa spiegazione, poi come dopo vedremo, cioè questo rapporto è molto importante anche per spiegare l'inflazione fisica. E sostanzialmente, quindi questa quintessenza non è costante nel tempo, cioè non è, è qualcosa che varia in base all'evoluzione dell'universo, è chiaro. Questo porta, appunto, cambiando slide, a cercare la dimostrazione per un qualcosa di interessante, l'inflazione, non quella economica, in fisica l'inflazione è diversa, cioè l'inflazione in fisica consiste in un fenomeno che è avvenuto circa 10 alla meno 34 secondi dopo il Big Bang e è durato circa 10 alla meno 36 secondi, e questo, sostanzialmente questo fenomeno ha portato l'universo a espandersi in modo esponenziale, circa 10 alla 30 volte, quindi un numero corposo, ecco. E tra l'altro, appunto, noi sappiamo, cioè, o meglio, ipotizziamo che il nostro universo locale, cioè la geometria locale dell'universo osservabile, sia piatta. Questo si può verificare in una situazione della vita quotidiana, se si pensa a un triangolo, la somma degli angoli interni dovrebbe essere 180 gradi, e normalmente su un foglio è così, però se si passa in un piano non euclideo, come per esempio la Terra, cioè se si passa su una sfera e prendiamo un punto qualsiasi sull'equatore, è chiaro, viene da pensare che se tracciamo un segmento che arriva fino al polo nord, l'angolo che si viene a creare è 90 gradi. Se poi prendiamo un altro punto qualsiasi sul nostro equatore e facciamo la stessa cosa, sono altri 90 gradi e si congiungono entrambi al polo nord, creando un triangolo, ma questo triangolo sarà sicuramente, la somma degli angoli interni sarà sicuramente maggiore a 180 gradi. In questo modo possiamo anche verificare, non è proprio così, però comunque, la geometria del nostro universo. Lo si fa con la radiazione cosmica di fondo, si sa che ci sono delle precise macchie, le possiamo definire, che sono delle circonferenze quasi di diametro di circa 380.000 anni luce. E cosa si fa? Abbiamo un lato, utilizziamo appunto, tracciamo gli altri due lati noi da osservatori come vertice e facendo la somma degli angoli interni, se otteniamo appunto un angolo di 180 gradi, vuol dire che ci troviamo su un piano euclideo. E quindi appunto tramite queste dimostrazioni e poi anche dimostrazioni matematiche con formule ben precise relative anche alla densità e alla densità critica, si riesce a capire che l'universo è piatto, cioè chiaramente non bisogna intenderlo come un piatto, è un po' più complicata la cosa, però comunque è interessante. E cosa c'entra con questa inflazione? Sostanzialmente, se pensiamo al, diciamo, il Big Bang come una, prima del Big Bang, se pensiamo all'universo come una piccola sfera, un punto di densità infinita, eccetera, eccetera, questa inflazione ha portato questa sfera a appiattirsi e a creare quello che per noi adesso è il nostro universo piano. Quindi l'energia oscura sostanzialmente dovrebbe essere, secondo una delle teorie, la spiegazione di questa inflazione. Era negativo, infatti c'è da dire che la quintessenza ha delle formule, appunto, e il nostro rapporto tra l'energia cinetica e quella potenziale, se è minore di meno un terzo, allora vuol dire che la nostra energia oscura in realtà sta appunto espandendo l'universo. E in questo si pensa che in questo istante fosse talmente negativa da spiegare questa espansione così rapida. Tra l'altro è anche interessante come l'espansione dell'universo in quegli istanti fosse maggiore della velocità della luce. Questo è impensabile normalmente in fisica, si dice che non si può superare la velocità della luce, ma nel caso dello spazio stesso sì, perché è un corpo che non può superare la velocità della luce. Passando invece
La prossima slide, aggiungiamo qualche critica e qualche soluzione invece differente dall'energia oscura, perché chiaramente ci sono anche altre ipotesi. Un'ipotesi piuttosto controversa, cioè un'ipotesi che quasi scarterebbe l'esistenza dell'energia oscura e dell'accelerazione dell'universo, ci viene data nel 2019 da un gruppo di scienziati dell'Università di Lione, se non sbaglio, che sostanzialmente condussero delle ricerche sempre sulle supernove di tipo 1A, varie ricerche, in particolare varie misurazioni, e trovarono una correlazione, forse non precisamente dovuta alla supernova stessa, comunque ci furono delle misurazioni che portarono a pensare che forse non si può considerare una supernova di tipo 1A una candela standard. Questo sarebbe qualcosa di, cioè, abbastanza rivoluzionario in senso negativo, cioè distruggerebbe tutta la parte di teoria sull'energia oscura dal 1998 in poi. Nonostante questo, questa teoria chiaramente non è verificata, ci sarebbero anche altri esperimenti in questo senso. Per esempio, un altro gruppo di scienziati cercò diciamo, osservò numerose supernove di tipo 1A e si arrivò alla conclusione che probabilmente l'accelerazione dell'universo è minore. Comunque, a prescindere, noi, diciamo, siamo più propensi a pensare che l'energia oscura esista, perché ci sono anche altre prove condotte con altri esperimenti che arrivano anche a, diciamo, avere delle certezze piuttosto affermate. Un'altra invece, in questo caso, soluzione di questo dilemma sarebbe proprio cambiare il modello di universo. Questo modello di universo proposto nel 2017 è piuttosto complicato, cioè si ipotizza, innanzitutto si danno per non valide le formule di espansione di Friedman, che vabbè, può far fischiare le orecchie. Però si parte dal presupposto che comunque siano delle formule ormai abbastanza datate, e si propone invece formule differenti, che sostanzialmente questa cosmologia temporale ipotizzerebbe un orologio diverso per ogni galassia, e quindi non si potrebbe misurare effettivamente l'accelerazione di una galassia, e probabilmente per questo non esiste, perché non si può avere una misurazione reale. Il tempo è differente rispetto al tempo di un'altra galassia. C'è anche una dimostrazione teorica e sperimentale, non ha ottenuto molto, però comunque è una delle ipotesi. Andando avanti invece a qualcosa di, anche questo molto interessante, che quasi, questo invece elimina del tutto proprio l'energia oscura, è un'ipotesi avanzata circa un anno fa, nel 2021, a marzo più o meno, in cui si ipotizza che in realtà l'energia oscura sia già compresa all'interno della materia oscura, ovvero la materia oscura avrebbe, cioè le particelle che la compongono, avrebbero delle proprietà legate allo spin, che sostanzialmente dovrebbero creare tramite dei magneti una repulsione, e per questo allontanare. Tra l'altro ci sono anche qui delle dimostrazioni matematiche, mi sembra che addirittura la repulsione fosse proporzionale alla velocità al quadrato dello spin, comunque cose anche queste non verificate, cioè nel senso sono solo ipotesi. E infine arriviamo all'ultima l'ultima ipotesi, quella che trovo molto affascinante, pensare che esista quasi l'opposto di un buco nero, cioè i geodes, cioè questi oggetti fatti di energia oscura. Sostanzialmente, che cosa dovrebbero essere? La controparte dei buchi neri? Beh, non precisamente, infatti provengono dalle stelle, dai materiali residui delle stelle, però innanzitutto, la maggior parte di questi geodes dovrebbe essere nata, diciamo, molto tempo fa, ecco. Questi geodes dovrebbero avere una proprietà
sempre relativa allo spin, per la quale se questa rotazione si avvicina alla velocità della luce dovrebbero creare questa forza di repulsione, altrimenti tendono ad avvicinarsi tra di loro. Cioè, se la velocità è piuttosto bassa, tendono ad avvicinarsi. Inoltre, questi GIOTS creerebbero, diciamo, si concentrerebbero nei vuoti spaziali tra due galassie. E appunto, di solito ne sono presenti più di uno nei vuoti di queste galassie. Oltre a repellere, dovrebbero, cioè coincidono le masse teorizzate di questi GIOTS con sostanzialmente le masse delle stelle morte in quell'epoca ipotizzate, e questa somma coinciderebbe proprio, cioè riuscirebbe proprio a spiegare l'accelerazione delle galassie. In questo appunto abbiamo concluso questa serata, speriamo di aver illuminato un po' questa oscurità, anche se in realtà non è così, perché appunto quasi impossibile su due piedi dare qualche spiegazione o fare qualche ipotesi. E detto questo, vi ringraziamo per l'attenzione e se ci sono delle domande, anche se chiaramente noi non siamo così esperti, però comunque. Bravi ragazzi, complimenti, siete stati veramente bravi, molto chiari, e mi è piaciuta veramente tanto, complimenti. Mentre aspettiamo, se c'è qualche domanda, mi unisco anch'io ai complimenti. Era una materia difficile e ostica che avete affrontato con competenza e chiarezza, e quindi vi ringrazio. Vorrei anche sottolineare un aspetto di cui ho già parlato alla conferenza delle vostre colleghe e di cui ho scritto nell'editoriale della nostra rivista. In un momento storico in cui si parla della difficoltà di giovani a maturare interesse per conoscenza, per la scienza, per la passione per queste cose, è molto bello e motivo di speranza e di gioia vedere tanti giovani come voi che sono appassionati della conoscenza, appassionati di approfondire le cose, di seguirle, quindi grazie anche di questo. E adesso vediamo se qualcuno può fare delle domande senza mettervi in difficoltà. Alle domande daremo risposta, poi bisogna vedere se la risposta è giusta. Dalla chat, soddisfacente. Dalla chat arrivano ringraziamenti e bravissimi tutti, bravi. E complimenti, sì. Mm-hmm. Grazie a voi per l'anno di conferenze anche, è stato molto interessante. Poi è stato anche, diciamo, formativo passare dall'altra parte, cioè vedere cosa si prova, dall'altra parte dover parlare, persone che non si vedono, non si sa se si sta annoiando, si sta interessando. Una bella esperienza nel complesso. Grazie anche a Andrea, che è il vostro professore. Sì. Quando si dice alternanza, vedete, ci alterniamo una volta noi, una volta voi. E l'anno prossimo vi alternerete di persona, in presenza, con i nostri soci. Eh? Un anno in più, un anno di esperienza in più. Siete veramente bravi. Una domanda io facile facile. Come mai avete scelto questo argomento veramente difficile, veramente complicato? Perché vi affascina? Volevate sfidare voi stessi o per quale altro motivo? Io personalmente, cioè, la mia scelta è relativa al fatto che, cioè, spesso, cioè, da piccolo mi ero appassionato per un giochino proprio simpatico di queste cose, e poi alla fine, cioè, nel senso, mi ero un po' informato, ma capivo poco. E sostanzialmente poi avevo un po' lasciato, un po' per la scuola, un po' per tutto, anche perché poi aggiornarsi e star dietro a queste cose è molto difficile. Quindi questa è stata una buona occasione per recuperare e comunque, cioè, rifarsi con tutta un'idea crescendo. Bene, bene. Io ho scelto questo argomento, in particolare la parte di cui ho parlato, perché a me è sempre piaciuto vedere le cose da un punto di vista di equazioni matematiche, di vedere come la realtà può essere descritta attraverso dei numeri. E pensare che uno stesso problema sia
stato un problema a cui ha pensato Newton, a cui altri prima di lui hanno pensato senza riuscire a dare una risposta, a cui noi oggi stiamo cercando di dare una risposta fallendo, a cui domani forse qualcuno darà risposta. La trovo veramente qualcosa di poetico e mi piaceva parlarne. Elettrizzante, vero? Io diciamo che sono stato più coinvolto da David, perché l'iniziativa di fare questo argomento è stata sua, però il mio interesse è nato più nel processo piuttosto che inizialmente, non che l'argomento non fosse interessante, ma è stato più interessante quello che mi ha portato a fare le mie ricerche e sviluppare il mio lavoro. Quindi sì, appunto, come diceva il mio compagno Jacopo, è molto interessante vedere tutto quello che abbiamo in ballo in questo momento, perché nonostante sia un'epoca largamente criticabile, è anche vero che abbiamo varcato le colonne d'Ercole e stiamo guardando indietro nel tempo, dentro ai buchi neri, ipotizzando cosa ci sia oltre le galassie. Fa sentire piccoli pensarci, però piccoli in maniera bella. Assolutamente, assolutamente. Bene. Ci sono domande? Niente. Allora io, Gigi, se vuoi dire ancora qualcosa tu, Michele, o se no io da mamma li lascerei andare di corsa alla loro festa al Cassini. Certamente, io ringrazio tutti. Peccato che non siamo dal vivo, non possiamo applaudire, ma considerate che c'è un applauso. Ebbene, vi ringrazio e spero di poter continuare con voi, con tutti i vostri colleghi del percorso, anche in futuro altre iniziative legate all'associazione, all'approfondimento dell'astronomia, dei tanti temi astronomici. Vi ringrazio, ringrazio Andrea, ringrazio tutti i soci che hanno collaborato e che sono grazie presenti a voi stasera. E niente, vi saluto. Siate sempre curiosi, sempre curiosi. Infatti. Io volevo dire una cosa, che è bello vedere ragazzi giovani interessati a questa materia e, come dire, viene espressa con una certa passione, sicuramente c'è una passione sotto, altrimenti non verrebbe, diciamo, esposta così, così bene, ecco. Sono contento, bravi, bravi. Bravi, bravi, complimenti. Un orgoglio, veramente. Bene. Allora direi bene. Che possiamo lasciare andare al ballo i ragazzi. Scappate, andate alla festa. E grazie mille. Per essere grazie stati davvero di tutto a voi. Ciao, ragazzi. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata. Ragazzi, grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao.